Te chi sono questi tizi? Dei traditori, suppongo. Penso che Avery o Thomas Tew vogliono solo spaventarci. Per fortuna siamo cacciatori di tesori navigati. Solido come gli altri. Se ha resistito finora. Le ultime parole famose. Tranquillo, raggi ancora. Questi ponti non sembrano affatto a norma di legge. Per forza. Sono ponti pirata. Giusto. Ancora i sassolini nelle scarpe dalle ultime. Ok. Ormai sono un campione. Quindi Tew ha costruito questo posto con Avery? Mi sfugge il senso. Oh, anche a me. Se Avery voleva nascondere il tesoro, perché ha coinvolto un altro pirata? Forse lo considerava un membro della sua ciurma? Magari gli ha inviato una croce di Sant'Esma. Sì, e forse Tew ha tenuto per sé il tesoro. Non dirlo neanche. Tra poco lo scopriremo. Da qui non si torna indietro. Almeno non siamo precipitati in una botola. Piuttosto complesso. Puoi dirlo. Un altro interruttore. Attento. Sì, ora gli stringo la mano. Wow. Cazzo. Sembra una prova molto complicata. Trovi? Sì. E questo tizio l'ha fallita. Facciamola meglio. C'è qualcosa alla base. Un secchio. Ok. E adesso? Secchio pieno. Passamelo. Lo rimetto in quella specie di ruota. Ma cosa servono queste ruote? Ok, penso di aver capito cosa succede. Ha a che fare con le tre croci? Sì. Secondo me sono Gesù. Disma è il ladro pentito e Gesta è il cattivo ladrone. Suppongo che la croce bianca indichi Disma. E quella nera Gesta. Ci siamo. Ehi, Sam, Disma si trovava a sinistra di Gesù. Dipende, guardandoli da davanti o da dietro. Da davanti. Allora sì, era a sinistra. Ok, vediamo un po'.
Così va bene? Prova a tirare l'interruttore. In effetti. Nate. Sicuro di quello che fai? Io ero... Ci sono sicuramente al posto giusto. Quindi hai il secchio a essere fuori posizione. Beh, la luce è in alto. Il secchio in alto, lassù, si è mosso qualcosa. C'è una canalina che corre dal meccanismo alla porta. Ok, quindi il secchio deve stare in alto. Non spostarlo. Ok, dovremmo esserci. Scopriamolo. Scopriamolo? Quindi tiri tu l'interruttore? Quindi sarà una prova. Cosa dovevamo dimostrare di saper fare esattamente? Riempire un secchio? Di conoscere Sandisma, una figura a cui Avery e i suoi uomini erano molto legati. Una prova semplice, semplice. Ma forse non è l'unica.
Ok, immagino che dovremo salire su quel ponte distrutto. Buona idea. Vediamo di salire. Fammi salire sulla scala. Come no? Ok, qui c'è qualcosa che ti piacerà. Usa questa per salire fino agli appigli sulla porta. Buona idea. Seguimi. Renderci la vita impossibile. Penso fosse più facile quando i ponti e i passaggi erano integri. Forse siamo arrivati con 2 secoli di ritardo. Vediamo cosa c'è qui dentro. Il soffitto si abbassa, attento alla... Ai! Sì, sto attento alla... Ai! Piantala! Di qua. Di qua, forse? Vedo una luce qui. Catacombe. Non c'è da stupirsi, siamo sotto una cattedrale. Bene, ehi, aspetta. Cosa? Ascolta. Niente di interessante ai dormitori? Nulla, a parte lapidi con iscrizioni forbite. Finiti gli scavi alla sala capitolare? Sì, signora. Anche i siti a nord-ovest sono aperti. Che mi dici del perimetro sud? Non ancora. Spostare la gru prenderebbe un giorno. Nadine. Fatelo. Intanto vedete cosa recuperate senza. Invio subito un paio di uomini. Ottimo. Rafe, sei venuto a capo dei manoscritti? Avresti un minuto? Tienimi aggiornata. Sì, signora. Hai sentito? Hanno trovato una nuova ala sotto la cattedrale. Oh, sì. L'hai vista? No, perché? Perché non è rimasto molto dopo la loro opera di recupero. Sì, i miei tendono a esagerare. Si muovono come elefanti da guerra in una cristalleria. Ma hanno fatto più progressi in 2 giorni che noi in mesi. Progressi? Non posso analizzare macerie. Ok. Ok. Grazie. Dirò loro di avvertirti prima di adottare soluzioni drastiche. O puoi dirgli di stare a cuccia finché non avrò esaminato i pochi indizi inesplosi. No, non possiamo perdere altro tempo. Con tutto il rispetto, in questo ho un briciolo di esperienza in più rispetto a te. Abbiamo provato a modo tuo. Stronzate. È da quando sei qui che vuoi radere tutto al suolo. No! Fosse stato per me, avremmo rubato quella croce prima che arrivasse all'asta. L'asta qui non ho potuto portare i miei uomini per eventuali imprevisti. L'asta era il modo più prudente per arrivare alla croce. Ma invece di seguire l'istinto, ti ho dato ascolto. E ora abbiamo concorrenza. Non pensavo sarebbe venuto. O forse volevi che ci seguisse. Cosa? Che motivi avrei per volerlo? Perché pensi che ti serva. E forse è vero. Il fatto è che sono stanca di essere prudente. Se il tesoro è qui, lo troveremo. Altrimenti, beh... Forse è tempo di passare oltre. Ehi. Niente di personale.
Ovvio. Ti avviso se trovo qualcosa. Muoviamoci prima che facciano a pezzi il tesoro. O che comincino a darci dentro. Aspetta. Dici che lei ha ragione? Su cosa? Su Rafe e il suo volerti qui. Finché non guida il gioco, che male c'è? Non importa. Di quale nuova ala stavano parlando, secondo te? Deve essere una sala secondaria, perché qui ci siamo solo noi. Non arriveremo lassù, a meno che tu non abbia un tappeto elastico. L'ho lasciato in giardino. Peccato. Tu hai davvero un tappeto elastico? Magari. Aspetta. Ma guarda lì. Cassa in arrivo. Grazie. Stiamo avvicinando alla cattedrale. O a quel che ne resta. Ehi, se non sbaglio, ci siamo già passati da qui. Devo ammetterlo, è molto più complessa di quanto mi aspettassi. Già, è vero. Ci avranno messo anni a costruirla. Non hanno badato a spese per nascondere 400 milioni. Il ponte è andato. Devo trovare un'altra via. Ok, proviamo. Fortuna quella cassa pesa più di te. Ok. Andata. Qual è il piano? Possiamo agganciare le corde a questa. Ottima idea.
che servono i ponti? Non saprei. A me non dispiacerebbe un ponte. Beh, da qui non si passa. Come proseguiamo? Di qua. Guarda. Se questo posto non stesse cadendo a pezzi, forse saremmo di nuovo in trappola. Nathan, guardati intorno. Porca vacca. Questa deve essere un'altra prova, ma è franato tutto in mare. Bene, immagino che ora la prova sia... Come facciamo ad arrivare dall'altra parte? Che cos'è? Quel rassicurante dondolo di legno potrebbe fare proprio al canestro. Ok, proviamo. O la va o la spacca. Ehi, ehi. La spacca. Nathan, non ce la farai. Si abbassa troppo in fretta. Faccio la contrapeso, vai. Perfetto. Ma quindi a me non pensi? Giusto, do un'occhiata in giro. Guarda un po' quel marchingegno. Sai, comincio a pensare che sta dietro a queste macchine. Tutto bene? Sì, dammi un secondo. Ho trovato un contrappeso per la nostra altalena. Fantastico! Sicuro che funzionerà? Pesa più di me. Ho i miei dubbi. Già, già. Ehi, bel volo! Beh, se i tesori dovessero scarseggiare, potremmo ripiegare sul circo. Non se ci sono i clown. Non l'hai ancora superato. Oh, merda! Grazie. Un'altra prova superata. Ora preferirei un'altra trappola mortale. A questo punto spero di essere quasi arrivato. Forza.
Ok, forse hanno un attimo esagerato con le statue. Effettivamente, perché mai creare decorazioni del genere? O complicatissime prove. Oh, mi abituerò mai. Un'altra croce. Almeno questa ha sopra qualche gioiello. Ehi, ehi, non toccarla. Eh? Perché? Guardala. È l'unico oggetto prezioso qui dentro. Giusto. È un altro test. Avidità. Già. O il suo opposto. Bene. Allora... Per me sono le monete. Monete. Sei sicuro? Abbastanza. Mi basta abbastanza. Ok, allora solo una. Avidi, ovvio. Fa che non sia una trappola. Riconosci la forma? È il Madagascar. Guarda, questa stella. È Kings Bay. Sì, lo è. Figlio di puttana. Gli piace giocare. Che vuoi dire? Avery sta giocando con noi. Avrebbe dovuto essere qui. Dov'è quel maledetto tesoro? Eh? Intendo Kings Bay? Perfetto. E poi? Il Polo Nord? Nello spazio? Nathan. Agli uomini retti... il paradiso eterno. Lui... stava reclutando. Chi reclutava? Avery! Reclutava persone. Reclutava per cosa? Merda. Signori, state facendo troppo, Bacca. Posate le armi, lentamente. Con te un conto in sospeso. Defenestrarmi non ti è bastato. Rafe. Rafe, rispondi. Sono al cimitero. Nadine, sono stati qui. Sì, e ora sono qui davanti a me. Cosa? Dove sei? Torna alla cattedrale. Segui fuori. Arrivo subito. E per carità, aspetta a spararmi. Allora devi muoverti. Kings Bay. Sì, tuttavia... dove, a Kings Bay? Ti servirà quella croce per scoprirlo, ma... solo due persone sanno spiegarti come usarla. Fammi indovinare. Voi due. Se speri che ci arrivi, Rafe, ti servirà molta pazienza. Mi spiace, ragazzi. Non sono qui per negoziare. Voglio il crocifisso. Non è un crocifisso. Cosa? Beh, tecnicamente un crocifisso ritrae la... croce che... sai cosa? Lascia perdere. Non toccarlo! Ti è piaciuto? Resta. Merda!
Qual è il piano? Sto lavorando. Per uscire si deve salire. Ok, ci sono. Sollevato un bel pespaio, eh? Sì, l'abbiamo preso a calci, a pugni e incendiato. Andiamo! In sintesi, tiraci fuori da qui. Sì, lo sospettavo. Tenete duro, arrivo il prima possibile. Thank you.
Sì, proseguiamo. Sam, un cecchino! Prova un riparo! Prendili! Sì, le tue preghiere! Siano finiti. Ragazzo, non c'è spazio per atterrare qua su. Ce la fate scendere in acqua? Sì, giù a terra. Modo dell'altro arriviamo. Corri! Non fermarti! Ma sempre finire così con te! No! Beh, quasi! Sì! Sì! Sì, assolutamente! Thank you.
Va sempre a finire così con te? No! Beh, quasi! Sì! Sì! Sì, assolutamente! No! Corri! Non fermarti! Va sempre a finire così con te? No! Beh, quasi! Sì! Sì! Sì, assolutamente! Accidenti, bella mira! Victor, non diceva che il tempo è splendido in questo periodo dell'anno? Io non vedo niente! Continua a scendere finché non arriviamo in acqua! Poco, eh? Hanno sparato al mio dannato aereo, Nate. Sì, stiamo bene, grazie. Quanto ci vuole per il Madagascar?
Niente tesoro? Non ancora. No, ma che dici? Guarda, siamo ricchi. Cazzo. Beh, è un inizio. E il resto sarebbe in Madagascar. Beh, c'era una sala con un'enorme mappa del Madagascar sul pavimento, perciò... sì, forse si trova lì. Inizio a pensare che sia una perdita di tempo, ragazzo. Ehi, il tesoro non è mai stato in Scozia, ok? Mi sfugge il senso di tutto questo, perché la croce di Santisma... come ti ho detto, penso che Avery volesse reclutare uomini. La croce era un invito, le caverne una specie di iniziazione. Quindi abbiamo superato l'esame? Complimenti, Victor. Per te, una benda e un pappagallo. Non capisco. Perché tutta questa trafila per scegliere delle persone? Era per proteggersi. Ok, Avery era l'uomo più ricercato del mondo all'epoca. Doveva trovare gente di cui fidarsi per tenere segreto il loro tesoro. In che senso, loro tesoro? Sì. Beh, pensaci un attimo. Thomas Tew era già un pirata di grande successo. Perché mettersi in società insieme ad Avery? Penso che Avery abbia dato le croci solo ai pirati che riteneva ricchi come lui. E se avessero raccolto e nascosto i loro tesori insieme? Al confronto, il carico della Gunsway valeva pochi spiccioli. Esatto. Oh, oh, mica male. Di preciso, in che punto del Madagascar siamo diretti? Kings Bay era un vecchio covo di pirati ai tempi di Avery. Lo conosco, è un'area estesa. Nulla di più specifico. Beh, la sala della mappa è completamente crollata, perciò... che hai da ridere? I superstiti delle caverne, le reclute, cosa portavano con sé una volta usciti? Qui sopra c'è un vulcano. E c'è un vulcano anche a Kings Bay. Ciò vuol dire che dobbiamo muoverci. Ehi! Ehi, Nate! Ciao, tesoro. Oh, ciao. Avevo provato a chiamarti. Stai bene? Sì, certo. Perché? Sai, al notiziario hanno detto dell'alluvione. Forse andare in Malesia nella stagione dei monsoni non è stata una grande idea. Sì, infatti. Già, ci ha complicato un po' le cose, sai. Qualche danno agli strumenti, ma nessuno si è fatto male. L'importante è che stiate bene. Quindi iniziate domani? Ah, è rimandato, tutto. Pare che ne avremo ancora per una decina di giorni. Oh, 10 giorni. Ehi, che ne diresti se comprassi un biglietto aereo? No, non è il caso. Va tutto bene, sai. I ragazzi tendono sempre a stare larghi con i tempi. Sono sicuro che serviranno meno giorni. D'accordo. Non fare le cose di fretta, sii prudente. Sì, certo, come sempre. Senti, scusami, devo andare. Jameson mi sta chiamando. Ok. Ti amo. Ti amo anch'io. Cosa dicono i satelliti, Victor? Per ora un dannato niente. Ho perso il segnale. Ehi, sai cosa non perde mai il segnale? La carta. Allora, questa strada dovrebbe portarci dritti al vulcano. Forse si ballerà un po'. Iniziamo a muoverci. Ok.